Buongiorno a tutti, mi sentite bene? Sì, grazie per questa presentazione e per questo invito. Sono molto contento di incontrarvi. Saluto, ma senza nessun favoritismo, i miei ex colleghi del Sarpi, visto che io sono un Sarpi. Tutto è cominciato da lì. In bocca al lupo per quello che vi aspetta e per la maturità imminente. Allora, il professor Quarenghi ha già introdotto alcuni temi che userò anch'io come chiave di lettura per il mio incontro di oggi. So che avete letto qualcosa su Darwin e mi è stato chiesto di fare una relazione su come è cambiata la teoria dell'evoluzione, l'approccio evoluzionistico negli ultimi anni. E lo faccio volentieri proprio perché rispetta un principio che vi ha spiegato benissimo adesso il professor Quarenghi, cioè che più uno sa, più si rende conto di non sapere. Più uno sa, più nascono interrogativi. E questo è tipico della filosofia, naturalmente, ma è qualcosa che la accomuna fortemente con la scienza. Il metodo scientifico è un'impresa di conoscenza, di indagine, in cui più si acquisiscono informazioni, più voi sapete cose su un dato fenomeno, su un dato argomento, più nascono punti di domanda. I punti interrogativi nella scienza aumentano col passare del tempo anziché diminuire. Sembra un paradosso, ma è proprio così. E vi farò vedere oggi un caso. A me non piace fare relazioni teoriche, quindi la mia non sarà una classica relazione di filosofia, anche perché io lavoro in un dipartimento di biologia, quindi sono un po' un ibrido, sono un filosofo della scienza, ma lavoro con gli scienziati a biologia. E quindi, per farvi capire come è evoluta la teoria dell'evoluzione, che è un po' il titolo di oggi, ho deciso di scegliere un caso. A me piace scegliere dei casi particolari, perché sono dei punti di ingresso, delle chiavi di lettura, che poi possiamo generalizzare se volete alla fine o nel dibattito. Quindi sentitevi liberi naturalmente di pormi le domande che avete già pensato sulla base di quello che avete letto, però soprattutto cercate di, se riuscite, di farvi un po' sorprendere da quello che vi racconto oggi e se avete delle curiosità, delle questioni su quello di cui parliamo tra poco, benissimo per me, ne sarei contentissimo. Il caso che ho scelto tra l'altro è un classico della filosofia moderna, ma non soltanto, l'altruismo. La cooperazione, che io affronterò in chiave scientifica, ma vedrete poi ci sono anche degli aspetti filosofici abbastanza classici sulla natura del bene e del male, ma noi siamo buoni, cattivi per natura. E se volete, per esempio, nel dibattito tra filosofi potremmo discutere appunto di cosa intendiamo quando diciamo che un comportamento umano è così per natura, è naturale comportarsi così. Sapete no, quante volte anche nel dibattito pubblico si dice, no, dobbiamo rispettare le leggi di natura. Cosa sono queste leggi di natura? Allora, il tema che ho scelto oggi è in realtà un tema che è anche di dibattito scientifico, vi farò vedere poi anche delle pubblicazioni tecniche alle quali ho partecipato anch'io, ed è un paradosso, è un mistero molto difficile da risolvere, al quale vi introdurrò in due o tre passaggi, quindi facciamo un piccolo viaggio insieme dentro questo problema filosofico, scientifico. La domanda di partenza è questa qua che vi propongo e che trovate ripetuta in tantissima letteratura. Potete fare anche un esercizio, andare nella libreria, in una qualsiasi libreria qua vicino, andate nello scaffale della scienza e cercate i titoli che si occupano di questo tema qua. Noi sappiamo da Darwin in poi che siamo il terzo scimpanzé, d'accordo? Siamo una scimmia antropomorfa, siamo strettamente cugini di scimpanzé, gorilla e oranghi, siamo venuti fuori da un processo interamente naturale. E allora, per natura, molti scienziati si chiedono questo: noi siamo un primate assassino, cioè prevalentemente aggressivo nei confronti dell'altro individuo, degli altri, o siamo una scimmia cooperativa, una scimmia empatica? Allora, la domanda di solito è posta in questi termini. Io vi farò vedere che secondo me è posta malissimo così, no? E vi darò una risposta che in realtà si sottrae abbastanza alla domanda e alle categorie che questa domanda presuppone. Di solito, diciamo, se guardate quello che è successo negli ultimi 20-30 anni, c'è un pendolo, un'oscillazione stranissima. In certi periodi storici prevale la prima risposta: noi siamo una scimmia assassina. Per esempio, negli anni 70 ha avuto un grandissimo successo questo libro che si intitolava proprio The Killer Ape, la scimmia assassina,
con immagini di questo tipo, ci hanno fatto anche un film, insomma è stato un best seller in quegli anni lì. Erano, evidentemente era un periodo di pessimismo antropologico e ci piaceva questa idea di pensare che nella nostra evoluzione la natura ci avesse plasmato per essere cattivi, cattivi di natura. Poi diventiamo buoni attraverso l'educazione, attraverso la cultura, attraverso il processo di formazione, ma di natura siamo cattivi, siamo aggressivi. Abbiamo nei nostri geni, quante volte avete sentito questa stupidaggine ripetuta sui giornali, c'è il gene della criminalità, il gene dell'aggressività, mai trovati questi geni qua, no? Naturalmente sono tutte invenzioni giornalistiche, nessuno ha mai trovato un gene mutando il quale diventiamo più o meno cattivi, Queste sono semplificazioni che non hanno nessuna ragione di esistere. Vi faccio un esempio di quanto sia discutibile, però anche quanto sia stata influente questo tema della scimmia assassina. Un altro periodo in cui era molto di moda era ovviamente durante le guerre, le grandi guerre, in tutta la prima metà del Novecento, questa è una teoria che risale già alla prima metà del secolo, in particolare tra le due guerre. E vedete qui, questa è una storia, una storiella che vi racconto, ma che si è realmente verificata, che vi fa capire anche quanto nella scienza i pregiudizi degli scienziati, le visioni degli scienziati di sfondo sono molto influenti e fanno proporre loro certe ipotesi a scapito di altre che poi si rivelano errate. Questa è una famosissima scoperta che venne fatta nella metà degli anni 20 e che diede inizio poi un po' anche alla mia disciplina, di cui mi occupo io tecnicamente, la paleoantropologia. Raymond Dart in Sudafrica, uno dei padri della scuola sudafricana dei cacciatori di fossili umani, in questa grotta che vedete qui, che è vicino nel Transvaal, a Makavanskat, trova una serie di reperti molto interessanti, un mucchio di ossa umane, alcune di queste appartenenti alle australopitecine, che sono dei nostri antenati, plausibilmente, oggi chiamati australopitecine africanus, mescolate a molte ossa di animali di vari tipi, orsi, iene, eccetera. Alcune di queste ossa un po' annerite, quindi con delle strane macchie di nero. E a questo punto Raymond Dart, avendo in testa il paradigma della scimmia assassina, cioè questa idea che si erano fatti gli scienziati a quel tempo, che i nostri antenati dovessero essere dei bruti, incapaci di cooperare, quasi un anello mancante tra noi e una belva, una bestia, alla luce di questa teoria che cosa immaginò? Si fece una storia, si fece un film letteralmente su quello che stava vedendo e pensò che in quella grotta ci fossero i resti di uno dei primi banchetti dell'umanità, in cui questi nostri antenati, abili cacciatori, cooperativi ma nel senso aggressivo del termine, portavano in questa grotta le loro prede, se le mangiavano in gruppo, le cucinavano, da qui il nero delle ossa, questa specie di grigliata preistorica, di grande grigliata preistorica, e poi siccome, questo è interessante, dentro quella grotta trovarono anche dei crani di adolescenti umani, giovani uomini e giovani donne, con due strani putti sopra la fronte, simmetrici qua sopra, Raymond Dart si fece il famoso film, si fece la famosa ipotesi dell'uomo cannibale e disse: cosa succedeva in questa grotta? Questi nostri antenati, le scimmie assassine, portavano in questa grotta per dei riti sacrificali giovani donne, giovani uomini, li uccidevano, li foravano il cranio e poi li bevevano il cervello. Questa scena, che ebbe poi un grandissimo successo anche cinematografico, no? Questa idea del cannibalismo arcaico. Poi cosa succede però nella scienza? Nella scienza succede che una teoria rimane per un po', poi però qualcuno va a controllare, per fortuna. C'è sempre qualcuno poi che rompe le scatole e va a rivedere i dati, soprattutto dopo decenni, avendo tecniche di indagine molto più raffinate. E allora cosa si scopre? Si scopre che quelle ossa non sono finite in quella grotta portate da qualcuno, ma si sono state accatastate, praticamente animali e umani cadevano dentro questa grotta dall'alto e morivano, e quindi si sono accumulate in questo modo. Che quel colore nero non era una grigliata preistorica, ma era il manganese della grotta che si era infiltrato dentro le ossa, quindi non c'entrava niente con questo. Che le ossa sì, erano rosicchiate da qualcuno, ma non da denti umani, ma da denti di altri predatori, cioè prevalentemente le iene che c'erano da quelle parti, e soprattutto che le ossa umane erano rosicchiate
rosicchiate dalle iene e dagli orsi. E quindi che cosa è successo? Che l'uomo cacciatore si è completamente ribaltato. Abbiamo scoperto che quello era un resto in cui l'uomo era il cacciato, l'uomo era la preda e non il predatore. E quei due famosi fori sulla fronte si spiegano in un modo molto diverso, e il mio collega ha fatto poi il controllo banalissimo, perché a volte nella scienza basta fare un controllo banale, e si è accorto che quei due fori corrispondevano esattamente alla distanza dei due canini di un grande felino che abitava da quelle parti, che cacciava gli esseri umani. E sapete come fanno ancora adesso i felini? Ci prendevano poi per la testa, trascinavano la loro preda dentro la grotta e se la mangiucchiavano tranquillamente. E quindi non aveva niente a che fare con il cannibalismo, ma aveva a che fare col fatto importante, lo vedrete tra poco, che l'uomo cacciatore, immaginato come cacciatore, in realtà in quella scena primordiale è la vittima, non è il carnefice, ok? È la preda e non il predatore. Vedete come si ribaltano i paradigmi, no? Qui per esempio vedete, questo è Philip Tobias, un grande evoluzionista, anche lui sudafricano, che fa vedere questo cranio che ha in mano, è un cranio di un giovane, di un cucciolo umano, di un bambino, che è il famoso bambino di Taung, anche questo appartenente all'Australopithecine africanus, che si è scoperto recentemente, ha fatto una brutta fine, poverino, perché è un cucciolo che è stato sottratto ai suoi genitori e al gruppo e mangiato da un'aquila. Quindi è stato rubato da un'aquila gigante ed è stato mangiato da un'aquila. Abbiamo trovato proprio attraverso le tomografie che facciamo adesso, computerizzate, estremamente precise, abbiamo visto che è stato una vittima, okay? È stata una preda di grandi predatori. Quindi l'uomo cacciatore è diventato l'uomo cacciato. E questo è interessante perché il tema di cui dobbiamo discutere noi oggi è se siamo assassini, se siamo aggressivi, egoisti, o se siamo invece cooperativi e solidali. Poi il pendolo è girato. Adesso, se andate nella libreria che vi citavo prima, una qualsiasi qua vicino, e andate negli scaffali, trovate titoli, non so, ve ne cito a caso, altruisti nati, super cooperatori, l'età dell'empatia, tutti i titoli che ho visto anche l'altro giorno. Adesso se andate in libreria la moda è cambiata completamente, adesso sembra che siamo tutti naturalmente buoni, che è un altro titolo di un famoso libro che trovate, naturalmente buoni. Siamo per natura solidali, siamo per natura empatici, nel nostro cervello ci sono i neuroni specchio, insomma una scoperta bellissima italiana degli ultimi anni, che ci fanno risuonare con il cervello degli altri, quindi noi comprendiamo le sofferenze degli altri, le compatiamo, insomma il pendolo adesso è tutto verso la solidarietà, la cooperazione. Capite da come ve lo presento che io non sono d'accordo né con la prima né con la seconda oscillazione del pendolo, perché sono un po' mode, no? Per questo per esempio il mio collega Franz De Waal, con il quale abbiamo fatto un libro anche che vi farò vedere poi alla fine su questi temi, lui pende abbastanza per la seconda, no? L'età dell'empatia, le lezioni della natura per una società più gentile. Che cosa ci può dire la natura per diventare più solidali, più cooperativi, più bravi, più moralmente accettabili? Allora, adesso vi spiego che problema c'è in questo tipo di impostazione. Però prima butto lì una domanda alla quale poi, se volete, rispondiamo dopo. Siamo sicuri, lo dico anche da biologo naturalmente, anche da evoluzionista, che potete stare tranquilli che io dovrei difendere la tesi opposta, invece non lo faccio. Siamo sicuri che guardando la natura, come si comportano gli animali, come si comportano i nostri antenati, noi possiamo decidere che cosa è giusto e che cosa è sbagliato? Chi di voi ha già studiato, anzi dovreste averlo già studiato tutti se siete nell'ultimo anno, David Hume, sapete che Hume propose un famoso argomento che era la fallacia naturalistica. David Hume disse: state attenti a derivare il dover essere, cioè come noi dobbiamo comportarci, ai giudizi morali, dall'essere, cioè dallo studio della natura, di come vanno i fenomeni naturali. Sono due dimensioni non necessariamente conseguenti l'una all'altra. Su questo ci torneremo. Adesso però voglio entrare nel mio secondo step della mia storia e vi faccio vedere come questo signore, che sicuramente conoscete bene, ha affrontato questo problema, Charles Darwin. Ve lo faccio vedere perché Darwin è uno di quegli autori che tutti citano ma pochissimi leggono, e se andate invece a leggere bene le sue opere, lui ha affrontato questo tema, lo ha affrontato per esteso in molte sue opere, soprattutto nell'Origine dell'uomo, che è del 1871, e
tutti ci siamo dimenticati di come lui aveva proposto di risolvere questo paradosso, perché è una soluzione estremamente interessante e vi farò vedere poi alla fine, ma non voglio anticiparvi la conclusione, che probabilmente alla luce delle conoscenze scientifiche più recenti aveva proprio ragione lui in questo caso. Non che Darwin abbia avuto ragione su tutto, ha fatto un sacco di errori, ha sbagliato un sacco di ipotesi, come normale che sia, tra l'altro lavorava un secolo e mezzo fa e oggi sappiamo molto più di quello che sapeva lui, ma in alcuni casi come questo lui ha azzeccato un'ipotesi interpretativa abbastanza speculativa, perché non aveva molti dati per supportarla, e che era poi, vi farò vedere, proprio quella corretta. Allora Darwin era un tipo curioso, interessante, perché si metteva spesso in difficoltà da solo. Questo è tipico del suo metodo, ma è anche molto interessante, e così dovrebbero fare davvero gli scienziati. Cioè, Darwin era uno che, lo vedete dalle sue opere, se leggete i suoi testi originali, appena proponeva una spiegazione scientifica che gli piaceva molto, sulla base di indizi, evidenze descritte precedentemente, ti dà una spiegazione, ah ecco, allora è così, funziona così. Appena propone una sua teoria, immediatamente che cosa fa? Fa l'avvocato del diavolo. Cioè dice, eh sì, però qualche mio avversario potrebbe a questo punto argomentare che, e da solo immagina le obiezioni degli avversari e poi risponde alle obiezioni immaginate degli avversari. Fatelo questo esercizio, perché è sempre molto utile dal punto di vista argomentativo, retorico, fare l'avvocato del diavolo di una posizione nella quale pure tu credi e della quale sei convinto. E allora lui stesso pose il famoso paradosso dell'altruismo, attorno al quale stiamo lavorando ancora adesso, un secolo e mezzo dopo. Il paradosso è presto detto, se conoscete un po' Darwin lo capite facilmente. L'impalcatura, il perno della spiegazione evoluzionistica darwiniana è la selezione naturale, no? Lo sapete, sapete come funziona. La selezione naturale è un meccanismo statistico, demografico, che sostanzialmente dice, e oggi è stato corroborato oltre ogni ragionevole dubbio, l'abbiamo visto dappertutto, funziona con tre meccanismi molto semplici. Le popolazioni biologiche variano al loro interno, quindi la grande idea di Darwin sostanzialmente è che in natura non c'è mai un individuo uguale a un altro, mai, anche quando ci sono due gemelli omozigoti, quando c'è la prole di qualsiasi genitore, di qualsiasi coppia di genitori, i figli sono tutti diversi uno dagli altri, okay? Quindi la diversità è il motore del cambiamento. Questa diversità viene fuori per conto suo, quindi ha una ragione spontanea, noi la definiamo casuale ma non è il termine corretto, diciamo, è un'emergenza spontanea, incontra il gioco ecologico, quindi le pressioni selettive. E questo cosa produce? Una sopravvivenza differenziale, qualcuno se la cava meglio di qualcun altro, in virtù di questo gioco ecologico, quindi lascia più discendenti, quindi quelle variazioni di cui è portatore si diffonderanno un po' di più nella progenie, nella generazione successiva. La spiegazione evoluzionistica è una spiegazione ecologica, ha bisogno di un ambiente che cambia, è una spiegazione probabilistica, non vi dirà mai che le cose andranno sicuramente così, date queste condizioni iniziali. Vi dirà sempre che le cose possono andare in questo modo, in quest'altro, sulla base di certe frequenze, certe probabilità che una variazione si diffonda più o meno nella popolazione. Noi a Padova studiamo questi modelli, anche matematici, di diffusione delle varianti, delle frequenze geniche nelle popolazioni. Ok? Quindi, Darwin si accorge subito che c'è un problema. Perché la selezione naturale possa funzionare, quindi perché questo meccanismo che vi ho appena descritto possa funzionare, l'individuo, il soggetto singolo, deve avere dalle sue variazioni, dalle sue particolarità, dalle sue differenze, un vantaggio qui, ora, e egoistico. La selezione naturale non può prevedere il futuro, non può dire, ah, questa variazione magari adesso non mi serve, ma mi servirà in futuro. No, la selezione naturale è un meccanismo statistico, demografico, materiale, che vale qui, ora e adesso. Quindi non può prevedere qualcosa che adesso non mi serve ma che un giorno mi servirà. No, ti deve servire a te adesso, perché devi fare più figli. Se non fai più figli, la tua variazione non passerà alla generazione successiva. Ok? E allora, dice Darwin, come mai la natura è piena di comportamenti altruistici e cooperativi? L'altruista in natura chi è? Dice Darwin. È un individuo che si comporta in due modi possibili. State attenti. Il primo è un individuo che coopera con un altro per un vantaggio comune, e fin qua non c'è un grosso problema.
È un altruismo, si dice, con reciprocità. Io faccio un piacere a te perché tu fai un piacere a me e insieme, io e te, raggiungeremo un obiettivo più alto, migliore di quello che potremmo raggiungere se lavorassimo da soli. Le leonesse e tantissimi altri animali cacciano in gruppo. Perché cacciano in gruppo? Perché la leonessa che cacciasse da sola avrebbe molte meno possibilità di avere prede sostanziose. Se invece caccia insieme con le altre, possono acquisire prede molto più sostanziose e quindi tutte mangiano di più. Quindi cooperare conviene. E cooperare conviene egoisticamente, nel senso che io coopero con te, ma io ho un vantaggio a cooperare con te egoistico, perché mangio di più se coopero con te. Chiaro? Semplifico molto, ma voglio farmi capire, in realtà dietro ci sono molte questioni tecniche, ma vado all'osso delle questioni. Darwin dice: la caccia di gruppo non mi preoccupa, perché in quel caso lì è un egoismo comunque, anche se mascherato da cooperazione con gli altri. Quindi io, leonessa che caccio in gruppo, faccio più figli e il mio tratto, la mia differenza, l'essere cooperativa, si diffonderà nella popolazione. Però Darwin, che era un attento osservatore, sapeva benissimo che in natura ci sono invece un sacco di comportamenti in cui l'individuo coopera con l'altro senza avere un vantaggio di ritorno dall'altro. Ci sono moltissimi casi di questo tipo. In natura ci sono migliaia di casi registrati in cui un individuo, spesso succede nelle specie che hanno una socialità abbastanza complessa, non fa il proprio interesse, fa l'interesse del gruppo, fa l'interesse della comunità anche a proprio scapito. Butto lì qualche esempio: in natura più di 200 specie in natura hanno l'omosessualità. L'omosessualità, che tra l'altro ce l'abbiamo anche noi naturalmente, cos'è l'omosessualità? È un comportamento sessuale non riproduttivo, quindi chi ha quel comportamento sessuale esclusivo non si riproduce, però l'omosessualità è un tratto permanente in molte specie, quindi vuol dire che per qualche altra ragione l'individuo omosessuale collabora al gruppo e i geni comunque suoi e dei suoi parenti si trasmettono alla discendenza. Come diavolo è possibile questo? Non è darwiniano questo, perché l'omosessuale non avrà mai figli, quindi non trasmetterà mai direttamente alla progenie il suo tratto. Un altro esempio, che poi riprendo dopo come esempio, in molti, non so, facciamo un esempio pratico, negli scimpanzé, sapete, gli scimpanzé sono socialmente molto complessi, hanno società, no? Gruppi di famiglie, gerarchie sociali. Le matriarche sono importantissime, è una società in cui alla fine comandano le femmine, perché sono loro che decidono, dirimono i conflitti. Il maschio fa finta di essere il grande maschio alfa, il capo, ma poi se vai a vedere come funziona la struttura sociale, sono le matriarche che decidono veramente come vanno le cose. E sono pieni di conflitti, sono divisi in gruppi che poi confliggono con altri gruppi. E per esempio negli scimpanzé, ma c'è anche nei cebi, in molte altre forme, c'è un comportamento sociale molto particolare in cui i giovani, giovani maschi di solito, come sorta di iniziazione, vengono mandati ai confini del territorio del gruppo e hanno il ruolo fondamentale di fare da sentinelle. Sentinelle vuol dire che se vedono arrivare un nemico, un avversario, può essere un predatore o un membro di un altro gruppo avversario, devono fare dei alarm call, vengono chiamati dei suoni di allarme e avvisare tutti della minaccia. Tra l'altro, addirittura in alcune cebi, in alcuni primati, i warning calls sono addirittura diversificati, quindi c'è un verso che vuol dire sta arrivando un felino, un verso sta arrivando un serpente, qualcosa che striscia. Un verso sta arrivando un nostro simile, quindi addirittura c'è una diversificazione quasi proto-linguistica. La sentinella è un comportamento altruista, perché se io sono un giovane maschio, ho visto il predatore, urlo, il predatore mi identifica immediatamente, ha subito la mia posizione. Gli altri invece, miei compagni, hanno sentito il mio urlo, il predatore non li ha visti, loro si possono proteggere e io sto rischiando qualcosa. Quindi io sto mettendo in gioco i miei interessi egoistici a favore del gruppo. Chi me lo fa fare? E soprattutto, ed è l'ultimo punto, poi vi faccio vedere come risponde Darwin a questi paradossi, provate ad immaginare questa situazione, la situazione cosiddetta del free rider, non so se ne avete mai sentito parlare. Cos'è il free rider? In inglese vuol dire battitore libero. Il battitore libero è quello che
è l'individuo che in una società cooperativa decide di imbrogliare, di sottrarsi al gioco sociale e, anziché cooperare con gli altri, fa l'egoista. Ora, il battitore libero, in teoria, dovrebbe avere un grandissimo vantaggio. Facciamo l'esempio dello scimpanzé. Un giovane maschio fa il furbo, vede arrivare il predatore, sta zitto e ha un doppio vantaggio. Lui ha visto il predatore, quindi può spostarsi ed evitarlo, e il predatore prenderà qualcun altro del suo gruppo. Lui ha un doppio vantaggio, perché lui si salva la pelle, non rischia niente e sa che potrà contare comunque sulla cooperazione di tutti gli altri. Quindi il free rider dovrebbe essere il comportamento più diffuso in natura, se fossimo tutti naturalmente egoisti. E invece questo non succede. L'esempio perfetto del free rider è l'evasore fiscale. In Italia ne sappiamo qualcosa, no? L'evasore fiscale cos'è? È l'individuo che non paga le tasse, però poi va in ospedale quando ha bisogno, giusto? Quindi lui non collabora, giusto, al funzionamento del welfare, ma poi usufruisce della cooperazione di tutti quelli che pagano le tasse, giusto? Il free rider, l'evasore fiscale, è perfetto darwinianamente. Lui non paga niente, riscuote la cooperazione di tutti gli altri, dovrà vincere sempre lui nell'evoluzione. Invece non succede così. Negli scimpanzé, se il giovane maschio fa il furbo, fa il free rider, appena viene scoperto, succede di tutto, perché i maschi dominanti con le matriarche lo sanzionano fisicamente, quindi c'è una punizione fisica che non arriva mai alla morte, però fa molto male, viene allontanato per un certo periodo dal gruppo e soltanto quando dimostra di rispettare le regole del gruppo viene reintegrato nel gruppo. E in natura, non in cattività, ma in natura, essere allontanati da un gruppo significa rischiare la pelle, essere attaccati da un altro gruppo. Quindi vuol dire che in quelle società si è sviluppata l'idea della punizione nei confronti di chi è un cheater, no? Dicono gli inglesi, cioè chi si rifiuta di rispettare le regole del gioco. Ora, come può essersi evoluta una complessità sociale di questo tipo? E soprattutto, perché il free rider non vince? Allora, vediamo la risposta di Darwin. Adesso ci sono un po' di citazioni qua, ma ve le lascio poi se volete, ma non è... perché mi piace poi seguire il ragionamento, no? È bello nella scienza seguire poi il ragionamento che ha portato uno scienziato ad arrivare a una conclusione. Allora, Darwin parte da un principio di sfondo che noi chiamiamo ipotesi nulla, cioè dice: normalmente in natura prevale l'egoismo, ok? Questa è la regola di fondo, per le ragioni che vi ho detto prima, perché la selezione naturale non può funzionare se il soggetto individuale non ha un vantaggio suo e non trasmette più figli, non fa più figli, non trasmette ai figli le proprie variazioni, ok? Quindi Darwin è chiaro su questo, dice: chiunque possa immaginare che una specie abbia un comportamento a proprio sfavore, a favore di un'altra specie, è contro la mia teoria. Quindi l'egoismo è il comportamento di fondo. Però ci sono un sacco di situazioni in cui questa regola ha delle eccezioni. Questo è un esempio. Sapete, le specie nascono perché si separano delle popolazioni, no? L'avrete studiato questo anche a biologia, spero, oltre che a filosofia. Le specie nascono perché le popolazioni si separano e una specie nasce quando gli individui delle due popolazioni diventano ibridi sterili, cioè quando gli ibridi che nascono dalle due popolazioni non fanno più figli. Il mulo e il bardotto sono sterili quasi sempre perché sono figli di un'asina e di un cavallo, viceversa, che sono due specie che sono diventate distinte. Questo è un paradosso evoluzionistico, perché il mulo e il bardotto, essendo sterili, non rispettano l'imperativo darwiniano di diffondere la loro progenie e di diffondere i loro geni alla progenie. E questo, per esempio, è un esempio di eccezione. La sterilità degli ibridi, dice Darwin, è un mistero che si spiega soltanto come un effetto casuale della speciazione, cioè della distinzione tra le specie. Quindi, questa è una cosa molto importante, tenetelo presente perché è un principio generale, non è vero per niente che in natura tutto serve a qualcosa. Questo stereotipo funzionalista per cui la natura sarebbe questa dimensione in cui tutto è perfetto, armonioso, in equilibrio, in cui tutto serve a qualcosa. No, la natura è piena di cose che non servono a niente.
Okay? L'inutilità in natura è, non dico la norma, ma ce n'è tantissima. Okay? In quel lavoro che è stato citato prima, il maschio è inutile, noi facciamo vedere come dal punto di vista evoluzionistico la presenza del maschio, cioè della differenza sessuale, non era obbligatoria, okay? Ma ci sono soluzioni alternative che sarebbero state più efficaci, quindi l'esistenza del maschio va giustificata dal punto di vista evoluzionistico, ok? Quindi togliamoci dalla testa un po' questa idea che la natura sia il luogo della perfezione. Altro esempio famosissimo, di cui si dice sempre, no? Lo fa Darwin stesso, l'ape, lo fanno diversi insetti eusociali, insomma, che con il suo pungiglione attacca quando si sente minacciata, ma il pungiglione ha una strana struttura per cui è attaccato con dei dentelli alle viscere dell'animale, perché quando vi punge e vi conficca il pungiglione nella vostra pelle, lei praticamente si eviscera e muore. Come diavolo è possibile questa cosa qua? Perché l'ape si suicida, dice Darwin, per difendere il gruppo? Un'ape che dovesse evolversi ed essere capace di pungervi, quindi di emettere il pungiglione, di farvi male, quindi comunque l'effetto è raggiunto, l'obiettivo è raggiunto, ha difeso il gruppo, ma non muore perché il pungiglione non è attaccato alle viscere, dovrebbe avere un grande vantaggio evolutivo. E invece no, l'ape muore tutte le volte, si suicida. Ma perché si suicida? Si suicida, dice Darwin, per il gruppo. È come se, dice Darwin, quell'ape non stesse lavorando di per sé in quanto individuo, ma quell'ape è una parte di un gruppo, di una comunità, e per lei è prioritario l'interesse della comunità rispetto a quello dell'individuo. Questa è una storia che già prima di Darwin girava, no? E che per esempio gli illuministi francesi, ma anche dell'imperismo scozzese, girava questa idea, no? Dell'ape che si sacrifica per il gruppo. Darwin riprende anche questo, no? In molti insetti eusociali, sapete, api, vespe, formiche, termiti, ci sono milioni di individui che appartengono a caste sterili, cioè non si riproducono. Non sono darwiniani, disobbediscono alla logica darwiniana. Loro non si riproducono, ma lavorano per la regina. Tutti lavorano per la regina. Sono milioni di individui che si dicono il fenotipo esteso della regina. È come se tutto l'alveare fosse un unico superorganismo, no? Non è fatto di non tanti individui, tanti organismi. È lui l'organismo, superorganismo, ok? È lui fatto di milioni di individui che partecipano a una logica di gruppo, ok? E guardate Darwin come onesto, dice: la presenza delle caste sterili in natura, cioè che disobbediscono al principio dell'egoismo individuale, è la difficoltà specifica di gran lunga più grave incontrata dalla... Vedete come fa uno scienziato, no? Deve ammettere quando c'è una difficoltà nella teoria. Però poi risponde, e risponde così. Adesso sintetizzo, non è importante che leggiate tutto. Il principio è molto semplice. Darwin cosa dice? Dice, in questi casi qua è in gioco, e state attenti, questo è il punto focale sul quale poi chiudo la seconda parte e poi lascio la parola a voi. In casi come questo, in natura si osserva una sorta di conflitto tra interessi. Da un lato c'è l'interesse individuale, egoistico, dei singoli soggetti. Qual è l'interesse egoistico che prevale qua? Quello della regina. La regina è l'unica che si riproduce. Prende il fuco, non sapete, il maschio, che poi muore, lei si fa fecondare e poi comanda lei, nel senso che lei produce tutta la progenie. E la sua progenie, le soldatesse, le operaie, no? Sapete, tutte queste strutture di insetti sociali sono bellissime, le operaie, le soldatesse si diversificano morfologicamente, sono tutte sterili, non si riproducono, lavorano per la regina e praticamente sono tutte cloni, sono tutte identiche geneticamente le une alle altre. E questo è un indizio molto importante, perché quando quell'ape si suicida, i suoi geni non passano alla discendenza, ma siccome nel suo gruppo sono tutti cloni suoi, lei, difendendo il gruppo, comunque difende i suoi stessi geni, soltanto che sono portati da qualcun altro. Ecco perché i suoi geni comunque si diffondono alla progenie. Quindi qua cosa succede? Avete due logiche, la logica individuale, che è quella della regina, e poi c'è la logica di gruppo. E il gruppo che cos'è?
in questo caso è il fenotipo esteso della regina, è lo strumento che la regina usa per combattere, per prevalere nella lotta per l'esistenza contro altre regine. Quindi qua la logica è: io ape, io formica, appartengo a una comunità che lotta contro un'altra comunità, il mio interesse è difendere la mia comunità contro gli individui di un'altra comunità. E quindi vedete che il gioco è a più livelli, c'è il gioco individuale del singolo individuo e poi c'è il gioco della comunità che è in conflitto con altre comunità. E quindi una spiegazione multilivello. Darwin lo dice in vari punti, ve ne ho messi qualcuno, vedete, il bene in questo caso è sia individuale sia di gruppo, perché i figli sterili aiutano sia i loro parenti sia l'alveare nel suo complesso. Sono tutti geneticamente simili, lui non lo dice così per non sapere che erano i geni ovviamente, però il principio è questo. E questa difficoltà, sebbene appaia insuperabile, si riduce o quantomeno diventa meno fondamentale se la selezione si può applicare anche alla famiglia. Quindi qua cosa sta dicendo, per farla semplice, Darwin? Che in questo caso la selezione naturale non è tra individui, ma è tra gruppi, tra comunità, un formicaio contro l'altro formicaio. E ogni formica è un piccolo robot che deve fare il suo lavoro, deve obbedire geneticamente e fare il suo lavoro per il gruppo, ok? Sapete che su questi temi poi c'è tanta letteratura, no? Si dice che internet, per esempio, sarebbe una superintelligenza come quella degli insetti, o che diventerà una superintelligenza come quella degli insetti. Pierre Lévy e anche alcuni filosofi hanno usato questa metafora per cercare di spiegare che cosa succede oggi nelle relazioni che ci sono tra i 7 miliardi e 4 di esseri umani che abitano il pianeta, tutti interconnessi tra di loro, la società alveare. Io non sono... A me non piace tanto questa idea qua, perché le società alveare sono società terrificanti, eh? Ok? Cioè società in cui si perde l'individualità del singolo, non è detto che siano società che ci piacciono, eh? Riflettiamo su questo, perché sono società, a parte non democratiche naturalmente, ma sono società dove c'è un conformismo di gruppo schiacciante, eh? Quindi non, l'idea di comunità è bella, ma non è bella di per sé, dipende da come viene declinata naturalmente. Però sappiate che queste teorie nascono un po' da queste idee darwiniane. Questa è una citazione in cui è un po' sintetizzato tutto, vedete? Qual è il principio? Quel determinato sciame, o formicaio, o alveare, che volete, che in tal modo avrà costruito le migliori celle con il minor lavoro, quindi quelli che sono più cooperativi tra di loro, ne avrà un vantaggio su un altro sciame che a loro volta avrà avuto migliori possibilità di successo in una lotta per l'esistenza. Quindi in questo caso il conflitto non è tra le api singole o tra le termiti, le formiche, ma è tra gli alveari, tra i gruppi, ok? Darwin a questo punto si pone, scusate, questa è un po' tecnica, ma insomma sono i lavori che facciamo noi, no? Questo è uscito su Science, non mio purtroppo, ve ne farò vedere un altro che è uscito su Science, dove però è semplice lo schema, quindi lasciate stare le formule sotto. Darwin stesso si pone il problema a questo punto del free rider, no? Dice: bene, ho spiegato come si evolve l'altruismo e la cooperazione in natura, ma adesso devo spiegarmi perché ogni volta che emerge l'altruismo non viene fuori l'evasore fiscale, non viene fuori il traditore che vince. E qui vedete lo schema, si legge da sinistra a destra, è molto semplice. Mettiamo di avere una società all'inizio, vedete all'estrema sinistra, in cui tutti gli individui sono cooperatori, cooperano tra di loro e quindi il gruppo è forte, ok, funziona e si è evoluto con le modalità che vi ho detto. A un certo punto, vedete, compare una D rossa, una mutazione casuale, come sono sempre nella visione darwiniana, che porta un individuo singolo a tradire. D vuol dire defeater, traditore. Il traditore si trova immerso in una società di cooperatori e quindi beneficia del comportamento altruistico di tutti gli altri, ma lui non collabora, è un evasore fiscale. A questo punto lui fa un sacco di figli, perché non paga niente, è aiutato da tutti gli altri, darwinianamente perfetto. Vedete che le T aumentano e rapidamente un gruppo di C cooperatori è diventato un gruppo di traditori, non c'è più il gruppo. Non c'è più il gruppo, basta, si è sfaldato. Darwin si accorge di questo paradosso, dice: sì, in effetti è così. In effetti è possibile che venga fuori il defeater, che venga fuori sempre il traditore. Come si fa a risolvere questo paradosso? Perché
i gruppi di cooperatori non vengono tutte le volte sovvertiti, si chiama principio di sovversione interna questo, sovvertiti dai traditori. E la risposta di Darwin è molto bella, molto particolare, dice, scusate, mi è rimasto in inglese ma perché volevo farvi vedere anche qualche parola originale che usa lui, dice, beh, evidentemente non vincono i free rider perché il free rider tende naturalmente sempre a venire fuori, no? Darwin capisce che il traditore è quello che ha più vantaggio, ma qualcosa, qualche meccanismo tampona, blocca la sanzione sociale, la reputazione, la punizione, sono tutti meccanismi che tamponano la presenza del free rider. E quindi vedete questa cosa interessante, per Darwin l'evoluzione, state attenti, questo è un principio molto importante che vale poi per tantissimi altri casi, è un risultato imperfetto sempre, perché è un gioco di spinte contro spinte, è un gioco di bilanciamenti. In questo caso il bilanciamento cos'è? L'egoismo che continua a spingere dal basso, perché ha un grande vantaggio l'egoismo, e qualcosa invece dall'alto che lo tiene giù. Qualche volta prevale l'egoismo che viene su, qualche volta prevale invece il conformismo di gruppo e l'egoismo si abbassa, ma è tutto un gioco fluttuante, imperfetto, si chiamano tecnicamente trade-off, cioè di compromessi selettivi, ok? E questo è quello che succede in natura, dice Darwin, normalmente, e Darwin a un certo punto cosa fa? Dice, e l'uomo, perché poi adesso voglio arrivare nella seconda parte, all'uomo, no? Perché naturalmente poi tutto questo come si applica all'uomo? E qui c'è una risposta che nessuno legge mai di Darwin, perché poi Darwin passa per il riduzionista materialista, in realtà non lo è affatto, lo è molto più raffinato. Vedete, lui dice, ma perché l'altruismo si diffonde nei gruppi umani? Beh, per lo stesso principio, ma esteso. Cioè, gli esseri umani da un sacco di tempo appartengono a gruppi. Far parte di un gruppo dà un vantaggio anche all'individuo, purché quel gruppo sia in conflitto con altri gruppi, perché a quel punto cooperare dentro il tuo gruppo ti dà un grande vantaggio per quel gruppo rispetto ad altri gruppi. Lo dice benissimo, vedete, non ci sono dubbi che un gruppo, una tribù che includa molti membri, molti individui che hanno un comportamento fedele, patriottico, a quel tempo si diceva patriottismo, voleva dire appartenere a un gruppo, insomma aderire a un gruppo, in questo caso nazionale, l'obbedienza, il coraggio, la simpatia, che è il termine che si usava a quel tempo per la empatia che si usa oggi, a quel tempo si chiamava simpatia, un gruppo pieno di gente empatica, altruistica e solidale è un gruppo molto più forte che vince la lotta per la sopravvivenza contro altri gruppi. Quindi questo è il motivo per cui in natura esistono i cooperatori, gli altruisti, perché esiste anche l'altruismo senza reciprocità in natura, perché il gioco selettivo avviene tra i gruppi, e vedete lui dice, questa è comunque selezione naturale, soltanto che non è tra individui ma è tra gruppi, ok? E Darwin poi aggiunge una cosa, ecco perché vi ho citato quella storiella all'inizio, dice, e all'inizio qual è stato la pressione selettiva che ha portato gli esseri umani a stare in gruppo, ad abbandonare l'egoismo individuale? La difesa dalla predazione. Il nostro problema era difenderci dai predatori, e la difesa dalla predazione ci ha fatto diventare sempre più sociali, cioè sempre più uniti in un gruppo. Quindi non è vera quella teoria che è sempre girata per tanto tempo, che noi siamo cooperativi perché siamo stati cacciatori, cioè per un atteggiamento aggressivo. No, noi siamo cooperativi per un atteggiamento difensivo, per difenderci dalle minacce, dalle prede. La nostra, si dice, è una socialità tipicamente difensiva. E questo pone, come dire, illumina un altro tema filosofico classico che oggi sta tornando fuori tantissimo, e ve lo suggerisco perché è anche un bellissimo tema di ricerca. Noi, vi dicevo, abbiamo una socialità difensiva. Cosa vuol dire socialità difensiva? State attenti, è una cosa molto, molto importante. Vuol dire che noi abbiamo una socialità in cui siamo molto bravi a essere solidali, altruisti, empatici con chi riconosciamo intuitivamente come appartenente al nostro gruppo, perché ci conviene, quindi appartenente al nostro noi. Ma per le stesse ragioni siamo tendenzialmente sospettosi, minacciosi, aggressivi con chi intuitivamente percepiamo come non appartenente al nostro noi, ma come appartenente a un altro noi. Ok?
Quindi una socialità difensiva è una socialità, certo, bella, importante, perché ci ha fatto diventare molto altruisti, ma c'è un lato oscuro in questo altruismo, c'è un lato oscuro in queste capacità di cooperazione, perché nell'evoluzione umana questa cooperazione può anche tradursi in un conformismo sociale aggressivo nei confronti dell'altro gruppo, capite? Questo è questa cosa che vi ho detto, si chiama in-group out-group paradox, è il paradosso dell'in-group out-group, e che oggi è stato corroborato da tantissime evidenze empiriche, anche di tipo neurofisiologico, no? Noi abbiamo per esempio un cervello che è fortemente cablato, fortemente adattato a distinguere molto rapidamente quando vedo uno sconosciuto, se quello sconosciuto appartiene al mio noi, cioè è uno di noi, oppure se quello sconosciuto non appartiene al mio noi, ok? Poi nel cervello subentrano meccanismi di riorganizzazione e capisco che anche quell'altro è un essere umano come me, ma intuitivamente la prima reazione è no, questo qui non è uno dei miei, questo qua non è uno come me, quindi la prima reazione è di paura e di sospetto, ok? Quindi questo è molto importante per tante altre ragioni che potete capire bene, anche perché questa si reputa essere una delle ragioni per cui il razzismo, che è una forma di noismo estremo, è così ricorrente nella storia umana, no? E poi guardate la conclusione di Darwin, è sorprendente, poi lui dice, e sì, e poi comunque la nostra specie è una specie culturale, noi mica siamo determinati dalla nostra natura, dice Darwin. Guardate, lo dice, cioè, le qualità morali poi, una volta stabilite su questo inizio naturale, sono andate avanti direttamente o indirettamente molto di più attraverso gli effetti dell'abitudine, del ragionamento, dell'istruzione, della religione addirittura, piuttosto che della selezione naturale. Uno non se l'aspetta da Darwin un'affermazione del genere. Darwin sta dicendo, guardate, poi le religioni, le culture, le civiltà, tutto questo è frutto poi dell'evoluzione culturale che si è innestata in quella naturale, ma che ha delle sue regole. Quindi non fate l'errore di pensare poi che ogni singolo comportamento umano, dice Darwin, sia il frutto della selezione naturale da milioni di anni, perché noi siamo una specie culturale. Quindi una volta che si sono fissati quei precursori naturali, poi sono stati riadattati, rimaneggiati, modificati, si sono evoluti ancora per molto tempo per via culturale e non più per via naturale. Quindi, per concludere, la tesi di Darwin è questa: l'egoismo in natura è la norma, ma è un egoismo imperfetto. Questa è la mia definizione che ho messo poi io, che ho contribuito, diciamo, al dibattito, viene chiamato così adesso, si chiama egoismo imperfetto, perché è un egoismo non universalizzato. Questo egoismo imperfetto prevede eccezioni. Le eccezioni si spiegano con questo conflitto tra gruppi che spiega l'evoluzione della cooperazione all'interno del gruppo, quindi l'ambivalenza tra cooperazione e aggressività, che è la stessa cosa che dicevo prima. Noi, diciamola così, per le stesse ragioni per le quali siamo così altruisti con chi appartiene al nostro gruppo, per le stesse ragioni siamo aggressivi tendenzialmente con chi appartiene al nostro gruppo. E poi il ruolo dell'evoluzione culturale. Finisco con un ultimo step e poi lascio la parola a voi. E oggi come la pensiamo? Questo era come la pensava Darwin. Beh, oggi la pensiamo in un modo abbastanza simile. Vi faccio vedere velocemente, sono i modelli che usiamo noi oggi per spiegare queste tesi. Allora, questo è uno dei... abbiamo due modelli fondamentali che non sono alternativi uno all'altro, ma sono integrativi. Questa è la prima spiegazione di come funziona l'altruismo in natura ed è la spiegazione dell'ape che vi dicevo prima. Io posso essere altruista se aiuto qualcuno che ha molti geni in comune con me, perché a quel punto, vi ricordate l'omosessualità che vi ho detto prima, a quel punto io rinuncio alla mia riproduzione, ma se aiuto tanti altri che hanno tanti geni in comune con me, il gioco funziona lo stesso. E questa si chiama selezione di parentela, spiega tante cose, colonie degli insetti, spiega anche i comportamenti di molti uccelli, insomma. Non vale però nell'evoluzione umana. Nell'evoluzione umana sappiamo che questo meccanismo è molto raro, ok? Perché nell'evoluzione umana quell'evoluzione culturale che vi ho fatto vedere prima fa sì
che io sia cooperativo altruista in un gruppo indipendentemente dal fatto che ci siano dentro i miei cugini, i miei fratelli, le mie sorelle, ok? Abbiamo superato un po' questa idea. Il secondo modello è questo, invece quello su cui lavoriamo noi, anche a Padova, ed è molto, molto particolare, secondo me molto ingegnoso, è anche un po' sorprendente. Ve lo faccio vedere con questo schema molto semplice, senza usare formulette matematiche. E funziona così, vedete, immaginatevi un gruppo all'inizio e il gioco è sempre lo stesso. I blu sono cooperatori, i rossi sono diavoletti, traditori, cattivi, egoisti. Ok, cattivi è una qualità morale che in questo caso non c'entra niente naturalmente. Allora, cosa succede? Che se, state attenti, questo è un po' il trucco che abbiamo scoperto un po' noi, no? Se il gruppo di questa specie è unico, è indifferenziato, ci sono tantissimi individui sparsi un po' qua e là, vince l'egoismo, vince la logica darwiniana, i rossi diventano sempre di più, sempre di più, sempre di più, e i blu scompaiono, perché non hanno un vantaggio di nessun tipo, vince il free rider. Però guardate questa situazione qua, immaginatevi invece che in questa specie ci siano tanti gruppi sociali distinti gli uni dagli altri, dove per puro caso all'inizio ci sia una diversa distribuzione dei rossi e degli azzurri. In questo gruppo qua ci sono più rossi, molti più egoisti. In questo gruppo in mezzo è metà e metà, metà sono cooperatori, metà egoisti. In quel gruppo a destra invece prevalgono i cooperatori. A questo punto il trucco qual è? Che dentro ciascun gruppo vince il free rider. Vince il free rider perché lui è egoista, e quindi vedete che da qui a qui, da sopra a sotto, i rossi aumentano sempre. Qua passano da 2 a 5, no? Vedete? Aumentano. Dentro il gruppo prevale l'egoismo, tenta sempre di tornare fuori l'egoismo. Pensate che è stato scoperto l'anno scorso, in un lavoro bellissimo che è uscito su Nature, è stato scoperto che negli alveari, se voi togliete la regina, quindi togliete quella che comanda e che impone la logica dell'altruismo, molto velocemente le api reimparano, le singole api reimparano a riprodursi da sole, già subito del 6% subito dopo. Quindi vuol dire che persino negli alveari, se tu togli il tappo della regina, torna fuori l'egoismo individuale, le api tornano a riprodursi individualmente, cosa che non succede. Ma qual è il ma? Se, e questo è il trucco difficile da capire, ma qua lo vedete bene, se voi fate il conto nella generazione successiva qua sotto di quanti sono i blu, cioè gli altruisti, sono aumentati. Fate il conto matematico, sono diventati molti di più. Perché sono diventati molti di più? Perché questo gruppo, che è un gruppo pieno di gente che coopera, è cresciuto tantissimo, perché è un gruppo forte, coeso, che vince la lotta contro gli altri gruppi. Quindi gli altri gruppi aumentano gli egoisti, ma si assottiglia il gruppo. Invece qua vince la cooperazione, il gruppo vince su altri gruppi, aumenta tanto e quindi il numero dei blu alla fine aumenta. Forse così abbiamo spiegato il paradosso, nel senso che l'egoismo è vero che paga, ma se tu fai parte di un gruppo di altruisti che vince la lotta contro altri gruppi, dove invece ci sono più egoisti, alla fine l'altruismo paga. Sulla distanza, alla fine, l'altruismo emerge, non soltanto, ma si diffonde sempre di più. Questa si chiama group selection, selezione di gruppo, perché il trucco per farla funzionare è che i gruppi competano tra di loro, siano in conflitto tra di loro. Questo è il motivo per cui l'altruismo prevale in questo caso. Questo ve lo faccio solo vedere, è Nature, è uscito qualche anno fa, vedete, con un titolo molto bello, molto filosofico, il conflitto è la levatrice, l'ostetrica, la levatrice dell'altruismo. È un paradosso, naturalmente, cioè l'altruismo, se è vera questo modello, ma vi assicuro che sta ricevendo molte conferme, il messaggio è l'ambiguità, l'ambivalenza, perché è il conflitto tra i gruppi, la guerra, il conflitto, proprio il conflitto tra i gruppi, l'ostetrico, la levatrice, che produce l'altruismo dentro il gruppo. Quindi, da questo modello ci rendiamo conto di una fortissima ambivalenza tra l'essere cooperativi e l'essere
invece aggressivi ed essere conflittuali. Nascono questi due comportamenti dalla stessa matrice e questa è una bella sorpresa, nel senso che a questo punto, capite, ci sono tante conseguenze di questa teoria. La prima è due sostanzialmente filosofiche. La prima è che se noi interroghiamo la natura e le chiediamo: ma noi umani siamo più cooperativi o più egoisti? La natura ha risposto dicendoci che la domanda è sbagliata, nel senso che noi siamo contemporaneamente capaci dei migliori gesti di cooperazione e di altruismo in virtù della cooperazione all'interno del gruppo, tra un gruppo di competizione tra un gruppo e l'altro, ma siamo anche naturalmente egoisti, siamo tutte e due le cose. Quindi smettetela di chiedere alla natura se siamo naturalmente buoni o naturalmente cattivi. La domanda è sbagliata. La natura ha risposto che siamo ambivalenti, siamo ambigui. C'è anche una seconda conseguenza, molto interessante, filosofica. Se la natura ci dà la possibilità di essere l'uno e l'altro, l'uno e il suo opposto, perché nelle singole situazioni noi ci comportiamo in modo altruista o cooperativo o egoista? Beh, evidentemente non per una ragione biologica, ma per una ragione culturale. La scelta che poi facciamo specifica, posto che la natura ci dà le condizioni di possibilità per l'uno e per l'altro, non è più dettata dalla biologia, ma dall'evoluzione culturale. Finisco soltanto facendovi vedere un po' il contesto di tutto questo. Questo è un libro che ho curato io insieme con un autore americano, Niles Eldredge, che è un po' il mio maestro, e è uscito per Chicago University Press a settembre. E visto che la domanda appunto è come evolve la teoria dell'evoluzione, dico solo due cose su questo e poi lascio a voi. Beh, questo è un esempio classico di come si sta evolvendo oggi la teoria dell'evoluzione, nel senso che fino a qualche anno fa prevaleva un certo modo di vedere l'evoluzione molto riduzionista, non so, il gene egoista di Richard Dawkins, un certo determinismo genetico che trovate anche in certa divulgazione ancora oggi, e invece non è così, nel senso che noi oggi sappiamo che il processo evolutivo è un processo che è molto complesso, che avviene a più livelli, e in questo libro cerchiamo proprio di fare vedere come il processo evolutivo richiede una spiegazione multilivello. E l'esempio che vi ho fatto oggi è proprio un esempio di selection che vedete qua, è un esempio di come la selezione naturale agisce sull'individuo ma anche sul gruppo. Ci sono anche tanti altri esempi che agisce anche ad altri livelli, e poi ci sono tante altre linee di ricerca, vedete qui, che di nuovo aggiornano la teoria dell'evoluzione, la rendono molto più avanzata di quanto non fosse in passato. La teoria dell'evoluzione oggi quindi è molto diversa da quella di Darwin di un secolo e mezzo fa, però la cosa interessante da notare è che è ancora fortemente darwiniana al suo interno, nel suo nocciolo esplicativo. E l'esempio che vi ho fatto oggi è proprio l'esempio di una spiegazione darwiniana che poi è stata confermata dagli studi successivi, anche ancorché con dati molto diversi da quelli che aveva Darwin. E poi là sopra vedete che alla fine di settembre dell'anno scorso, con nostra grandissima soddisfazione, Science, che è una delle due riviste scientifiche più importanti al mondo, ha recensito positivamente il nostro lavoro, e c'è tutto un dibattito che è uscito su Science, su questa nuova proposta di una teoria dell'evoluzione estesa e integrata, che funziona così, vedete, con più livelli che interagiscono tra di loro. Adesso non c'è tempo per entrare nei dettagli, poi è una cosa un po' tecnica, però ve la faccio vedere solo come immagine. C'è un po' questa idea che l'evoluzione è un gioco ecologico, genetico, tutte e due le dimensioni, che fatto a più livelli che interagiscono tra di loro. E quindi il meccanismo del free rider, anche questo ve lo faccio solo vedere velocemente, come si risponde a questo paradosso del free rider, ve lo faccio rivedere. Qui vedete la risposta che è uscita su Science qualche anno fa. Beh, la risposta è questa: l'egoismo, se lasciato a se stesso, vince sempre, ma se ci sono altre forze che lo limitano, prevale l'altruismo. E queste forze sono selezione di parentela, vedete, reciprocità diretta, indiretta, group selection, che è quella che vi ho appena fatto vedere, e poi ci sono altri meccanismi che succedono in altre specie e che non vi ho raccontato. E quindi vedete che oggi noi abbiamo una spiegazione evoluzionistica che è sempre pluralista. Dobbiamo sempre considerare tante cause,
tanti meccanismi diversi per spiegare caso per caso quello che andiamo a vedere. Non è più una spiegazione riduzionista o determinista come quella di prima. Poi vi faccio solo vedere un'altra cosa, ma poi vi lascio a voi. Questi sono aspetti sui quali magari vi dico due cose dopo. Vi faccio solo vedere, vi lascio un po' di pubblicazioni, ovviamente se vi interessano approfondire questi temi mie. Però questa è un po' l'immagine generale di tutto questo, dove vedete, questo è un mio modo di fare una picture, di rappresentare un po' la teoria dell'evoluzione oggi. Vedete che la teoria dell'evoluzione oggi ha ancora una spiegazione darwiniana al suo interno, molto forte, variazione, selezione, quello che Darwin ci ha insegnato, però vedete che là fuori ci sono tutta una serie di nuove idee, nuovi fattori, nuovi meccanismi che integrano la spiegazione evoluzionistica. Per questo la teoria dell'evoluzione oggi si chiama neo-darwiniana, perché è ancora darwiniana al suo interno, ma la struttura complessiva del programma di ricerca neo-darwiniano è cambiata profondamente. Questo è il modo con cui noi filosofi della scienza interpretiamo, in questo caso usando un lavoro di Imre Lakatos, che è stato un grande filosofo della scienza, allievo di Popper, spieghiamo come sta evolvendo la teoria dell'evoluzione. L'esempio che vi ho fatto oggi è questo, della multilevel selection, della spiegazione del caso dell'altruismo. Prossima volta vi faccio qualche altro caso, perché tutto dentro qua ci sono un sacco di altre storie in cui abbiamo imparato a spiegare vecchie questioni in modo nuovo, ok? Ma come vi diceva prima il professor Quarenghi, e come spero di avervi fatto notare con qualche spunto anche filosofico che magari riprendiamo dopo, una nuova spiegazione scientifica ci rende soddisfatti rispetto a quello che non sapevamo prima, ma pone un sacco di nuovi interrogativi, anche in questo caso di tipo filosofico. Quindi adesso a voi la parola. Grazie. Debba essere diversa, invece piacevolmente diversa rispetto a ciò che magari qualcuno di voi e qualcuno di noi poteva credere. Ecco, una serie di queste complicazioni che sono state evocate teoricamente, genericamente dal professore, magari qualcuno di voi riesce già a porsele e a tradurle in domande specifiche, perché la cosa importante adesso, permettetemi questa frase un po' scherzosa, è mettere in difficoltà, no? Il professore ha detto la teoria, diciamo che mettiamo in difficoltà il professore, no? In modo molto sportivo e molto, molto leggero, ma leggero per il piglio che abbiamo, non certo per la sostanza delle cose. Ecco, mentre vi do in là per il piccolo intervallo, prego i professori di venire a firmare per la loro presenza e la presenza della classe, perché così è molto più chiaro il rendiconto finale, e ci vediamo fra 10 minuti, va bene? Grazie.